Ho già capito che è una bestia, si chiama Mr. Beast, è la bestia, e qui dobbiamo stare molto molto attenti, molto 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 attenti, così. Mamma mia, se l'abbiamo shottata la bestia. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars. Ci troviamo in questo nuovo fantastico episodio. Nei precedenti episodi avete visto che abbiamo trovato Eugenio e abbiamo trovato anche Carly, il nuovo personaggio super raro che hanno aggiunto, il nuovo fantastico Brawl super raro che abbiamo già fatto arrivare al grado 9. Oggi faremo una bella faremo delle belle partite con, in sopravvivenza con Eugenio. Prenderemo tipo 7 casse. Sono riuscito a fare velocemente delle casse perché ho tipo shoppato, ho tipo speso le monete che avevo per potenziare tipo Dynamite. Ci ho fatto un paio di partite, infatti ho raggiunto anche il grado 7 e poi ho giocato un bel paio di partite con Eugenio. Infatti ha raggiunto il livello grado 11. Oggi non so neanche parlare. In queste episodio vedremo se riusciamo a trovare il leggendario, perché ormai ci mancano solo i 3 leggendari, i 3 moschettieri, i 3 potentissimi che non vedo l'ora di trovare, perché sapete abbiamo 7 casse da aprire e sono veramente tantissime ora che tipo non mi manca più nessun brawler. Infatti tutti questi brawler li ho trovati tutti gratuitamente in tutti i video della playlist di Brawl Stars. Se questa serie vi sta piacendo e vorreste vedere altri episodi, raggiungiamo i 3000 mi piace, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, perché ormai non manca tanto per il leggendario, ormai manca veramente pochissimo e la soddisfazione più grande è quella di aver trovato tutti questi brawlers potentissimi gratuitamente. Non ho shoppato neanche un euro, quindi non ho shoppato niente, proprio zero. Non ho shoppato con i soldi reali. Nel frattempo avete visto che abbiamo raggiunto i 3518 trofei. Infatti fra un po' dovremo sbloccare il premio stagionale e anche 600 raddoppi gettoni. Poi guardate qua, a 4000 si raggiunge il grado diamante e si riceve gratuitamente una mega cassa. E sapete che una mega cassa per chi non shoppa è veramente una cosa bestiale, perché potremmo addirittura trovarci un leggendario in questa potentissima mega cassa. Siamo nella nostra primissima sopravvivenza. Giochiamo con tipo Tara. Ho deciso di giocare con Tara perché ho fatto un paio di partite con Eugenio, ma le ho giocate tutte malissimo e quindi mi sono detto niente niente, facciamo una cosa, ritorniamo indietro nel tempo e cerchiamo di giocare con il nostro personaggio preferito, che è proprio Tara. Allora qui adesso questo qua Dynamite, sono sicuro che comincerà a darmi un mucchio di fastidio, quindi sapete che faccio? Io comincio già a targettarlo in questo modo e poi scappo via, perché lui tipo mi distrugge. Mamma mia che colpi che mi dà, che colpi che mi dà. Allora facciamo una cosa, qui andiamo al centro e ci prendiamo queste doppie casse, perché qua possiamo farcene tantissime. Forse con la Penny non ci dà fastidio, però noi possiamo dare fastidio a lei. Però sta arrivando Dynamite, quindi scappiamo via subito. Ecco qua, cerchiamo adesso di dare fastidio a questa Penny. Non lo so, ce la facciamo? Sì che ce la facciamo. Mamma mia quante Penny che ci stanno in giro. Allora adesso noi cerchiamo di scappare via subito. E cacchio, guarda qua quanti danni che fanno tutti questi personaggi. A parte che lui poi c'ha anche tipo la ulti e quindi dobbiamo stare molto attenti. Ecco, non possiamo più seguirlo perché adesso lui ci potrebbe tirare della dinamite e distruggerci. Abbiamo contro tutti dei brawlers molto molto strani e infatti dobbiamo giocare stare molto attenti. Wow, che botta che si è preso da Spike, si è preso una bruttissima botta. Sì, perfetto. Sapevo che c'era lì Dynamite, quindi sapevo che tipo era Penny, era tipo in trappola. Qui c'è tipo Spike alla mia destra e dobbiamo stare attenti perché qua potrebbe comunque bombardarmi Spike. E qua cosa faccio? No, sono circondato. Allora sono circondato e devo uscire da questa posizione in fretta, perché se rimango qui poi mi circondano tutti e 3 e mi uccidono sicuramente. Quindi rimaniamo qui e cerchiamo di seguire questo Spike. Oh, fantastico. Oddio, oh mio, mio Dio, mio Dio. Oddio, guarda qua. No, no, lo sapevo. Io pensavo che avesse ancora poca vita, invece l'aveva già ricaricata velocemente. Non ho visto che aveva 8 power ups comunque. Non mi aspettavo che mi shottasse così velocemente. Come prima partita è andata veramente benissimo con Tara. Infatti siamo arrivati terzi, abbiamo fatto anche 4 trofei. Seconda sopravvivenza. Questa volta non facciamo la stupidata di rushare subito solo per poter vincere velocemente, perché se non rushavo e me la giocavo con calma potevo anche ammazzare forse Spike e poi alla fine arrivare secondo o addirittura vincere se me la giocavo meglio. Infatti non me la sono giocata veramente benissimo, me la sono giocata molto 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 male. E vabbè, 72, ma stiamo scherzando. Comunque abbiamo Tara a livello 7 ed è potentissima. Questo corvo ho già capito che è una bestia, si chiama Mr. Beast, è la bestia, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti, molto 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 attenti, così. Mamma mia, se l'abbiamo shottata la bestia. Sono io la bestia a quanto pare. Non capisco perché ogni volta che trovo contro un corvo non capisce mai che ha pochissima vita, poca armatura e che quindi può sempre perdere contro di me. Allora questo qua, sono scappato via un po' 2 secondi da lui perché io non ho la ulti, ma perché poi lui mi potrebbe uccidere.
Quindi vediamo un po' di attaccare questo coso, questo spike, e vediamo un po'. Mamma mia, adesso mi tira sicuramente la ulti. E ciao, mi ha shottato malissimo. Scappiamo via 2 secondi. Ci nascondiamo in questo coso d'erba e vediamo. C'è lì un bombardino che possiamo uccidere. Stiamo attenti. Oh, eccolo, eccolo, perfetto, è mio. Sì, ci siamo fatti tutti questi bellissimi power ups. Oh, un altro bombardino. Quello deve avere la ulti, non lo so. Io ho la ulti adesso e mi sa che vado a targettare proprio lui, perché c'ha un casino di cosi. No, che peccato. Ho sprecato la ulti alla grande. Non ci credo. Non ci credo. Cosa vuole fare? Voleva clean upparmi. Mi voleva clean upare questo piccolino. Cosa voleva fare? Adesso andiamo a sinistra, così circondiamo Spike e forse possiamo ucciderlo. Non lo so. Forse riusciamo a fare questo in questo modo. Sì, sì, sì. Perché guardate, si è messo in trappola. Perfetto. Scontro finale. Adesso dobbiamo ricaricare 2 secondi la vita, perché bombardino adesso vuole a tutti i costi clean upparmi. Quindi aspettiamo. Poi l'abbiamo la ulti quasi carica. Guardalo. Non ci credo, mi voleva chiuderli dentro in quell'angolino. Per fortuna che sono 2 secondi uscito, ma devo cercare di scappare lontano, perché sennò è la fine per me. Non ci credo. Cosa posso fare? No! No, 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 no. No, no. No, no, non ci credo, non potevo fare niente. Era un labirinto, ma lui dall'alto poteva distruggermi e inseguirmi come fa un gatto a un topolino. Era un topolino, non ci posso credere. Non potevo fare niente in questa seconda sopravvivenza. Però almeno siamo arrivati secondi e abbiamo fatto 6 trofei. Terza sopravvivenza qui su Brawl Stars. Lo sapete che questa serie continua con il vostro supporto. Cerchiamo di farci un'altra bella partita con Tara. Facciamone altre bellissime, così forse riusciamo a trovare un leggendario. Perché io penso sempre che se tipo giocate bene a un gioco, avete anche la fortuna nelle casse di trovare qualcosa. Lo sapete che questa serie continua con il vostro supporto. Appena raggiungiamo i 3000 mi piace, carico un altro bellissimo episodio. Ormai mi state dicendo sempre nei commenti che troverò sicuramente il leggendario. Quindi se vi iscrivete al canale non vi perderete il video epico dove troverò finalmente il leggendario in un account no jamming, in un account dove non ho speso neanche un euro. E quindi sarà veramente una soddisfazione pazzesca. Qua cerchiamo di vedere se possiamo fare qualcosa. Qua però dobbiamo scappare via, perché quello c'ha tipo la ulti carica. Cioè hanno tutti e due la ulti carica, quindi non capisco che cosa stanno facendo. Non lo so, sono un po' tutti e due spaventati, perché 777, triplo 7 triplo 7 vuole cercare di uccidere Alex. Alex vuole essere ucciso, non lo so. A parte che c'è la ulti carica, però sta aspettando un momento migliore per usarla. E fa molto molto bene. Mamma mia, che botta che si è preso. Si è preso una bruttissima botta colte. Quindi andiamo a vedere se tipo possiamo prenderlo. Oh mio Dio, non si era ricaricato la vita. Sì, adesso abbiamo 6 power ups. Vediamo se riusciamo tipo... No, non ce la facciamo. Infatti non ce la facciamo a indebolire quel Frank. Quel Frank lì è troppo potente. Quindi aspettiamo che si scontri contro qualcun altro. C'è qualcuno sopra di noi che si è appena nascosto nel cespuglio. L'avete visto anche voi. Si sta scontrando. Non lo so. Uccidiamolo, perfetto. E vediamo, c'è un po', c'è Ugo Boss, sì. C'è Ugo Boss e qua c'è anche Frank che è al centro. Guardate, adesso Pocio si farà schiacciare come un piccolo topolino da quel martello. Lo sapevo. No, non ci credo. Siamo arrivati terzi, perché non ci credo, è sopravvissuto con pochissima vita. Aveva di nuovo la ulti e ha avuto il tempo di utilizzarla. Quanto mi è mancato Frank, perché anche a me, prima di Tara, Frank era il mio champion, il mio brawler preferito. Quindi so cosa ha fatto. È stata una mossa pazzesca, è stato veramente bravissimo. Ultima partita di sopravvivenza e dopo andiamo a aprirci tutte le bellissime casse. Non abbiamo ancora fatto una vittoria reale ed è una cosa veramente, veramente tanto ingiusta. E qua cosa vuole fare questo Frank, questo Brock? Che cosa vuole fare questo Brock? Aspettiamo di ricaricarci un po' la vita prima di colpirlo di nuovo. Non lo so, sì, perfetto. Sì, fantastico. Fantastico, andiamo direttamente al centro e vediamo un po' qua se possiamo aprirci queste casse prima che arrivi Dynamite. Anche perché qua c'è Mortis e ho paura, tanta paura di Mortis. Perfetto, wow. Oddio, scappiamo. Cerchiamo di colpire tipo bombardino, così dopo Dynamite colpisce lui. E nascondiamoci qui 2 secondi. Ci sono ancora 9 brawlers in vita. Dobbiamo stare molto molto attenti. Questa è una partita difficile secondo me. Però quella cassa mi fa venire la voglia di aprirla. Quindi devo aprirla per forza. Sì, vabbè, però Barry non mi posso scontare contro di lui, perché è un brawler che tipo mi countera. E quindi adesso cerchiamo di seguire Mortis e vediamo un po' se possiamo fare qualcosa.
abbiamo tipo la ulti, quindi potremmo anche fare qualcosa. Wow, guarda qui, sono tutti in fin di vita, sono tutti in fin di vita, sì. Oddio, 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 oddio. No, cacchio, Mortis comunque si è rubato la kill. E che cacchio, non è possibile. Ci sono un mucchio di ulti in giro, ci sono veramente tantissimi brawlers. Questa è la vera guerra, sì. Qua devo aspettare di usare la ulti, perché la ulti la potrò usare adesso contro qualcuno e ucciderlo subito, 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 subito. Guarda qui, guarda qui. Dai Brock, usa la ulti. Ma perché Brock non usa la ulti? Ma è stupido, perché non usa la ulti? Aspettiamo, andiamo là sopra e vediamo che cosa stanno facendo qui sopra. Che si stanno scontrando. Ciao, non si sono ancora indeboliti. Quindi, niente, non hanno fatto proprio niente. Wow, l'abbiamo indebolito. Però questo Mortis vuole per forza colpire me. Mi sa che Mortis è spaventato da Tara e infatti vuole a tutti i costi uccidermi. Io non so che cosa fare. Rimango qui nascosto e vedo un po' che cosa possiamo fare. Però qua sono al centro adesso. Tutti mi targetteranno sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro, sicuro. Perfetto, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Sì, oddio, no, 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 no. Oddio, no. Lo sapevo che era un casino. Questa partita è stata veramente difficilissima. Comunque abbiamo preso lo stesso trofeo, anche se non arriviamo primi. Comunque la cosa bella è che il gioco ti premia lo stesso, perché ti fa capire che hai giocato bene. Non abbiamo fatto tante vittorie reali, infatti siamo scesi anche di trofei, perché ne abbiamo perse veramente tantissime. Oggi ho fatto veramente tanta fatica a contare, ma adesso è venuto il momento di cercare di aprire le casse e di vedere se riusciamo a trovare un bel leggendario. Avete visto che qua c'è tipo la cassa, la mega cassa 60 gemme, ma non possiamo acquistarla perché abbiamo appena speso tutte le gemme per Carly. Quindi adesso dobbiamo cercare di tornare ad aprire tantissime casse, così riusciamo a trovare di nuovo tante gemme, tante monete. Cominciamo subito e vediamo se riusciamo a trovare un brawler bellissimo. La parte in cui apriamo le casse è sempre la mia preferita. Mamma mia, abbiamo trovato tipo dei punti per Carly. Oh, finalmente, così tipo possiamo già potenziarlo e usarlo tantissimo, perché è già un brawler fortissimo di suo. Sì, 3 gemme, mamma mia, sì, sì, non vedevo l'ora di trovare le gemme, non vedevo l'ora di trovare le gemme. Comunque questa mega cassa non possiamo aprirla, la apriremo sicuramente nel prossimo episodio, la cassa enorme, perché non abbiamo preso, non abbiamo ricevuto l'ultimo gettone stella. Guardate qua, abbiamo ricevuto 200 raddoppia gettoni e questi sono veramente tanto, tanto, tanto utili, perché li utilizzerò per il prossimo episodio per aprire tante casse, perché ho 290 raddoppia gettoni in totale e quindi forse nel prossimo episodio apriremo tantissime casse. Spero che questo video vi sia piaciuto, raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ci vediamo a un prossimo episodio, ciao ciao!